Virginia Harper, cioè, il problema qual è? Che essendo Virginia Harper una grande artista, si esprime con le sue opere, però non è che possiamo prendere un'opera per dirci qualcosa, perché è organizzata lei, quindi qualcosa si deve dire per forza. Quindi io faccio da presentatore, ma l'artefice di tutta questa mostra è lei, che è un'opera brasiliana, e ha avuto questa idea brillantissima di far esporre artisti brasiliani, artisti italiani, in un'idea di multiculturalità che per noi è decisamente importante. Quindi questo rapporto tra Italia e paesi stranieri è fondamentale. Qui abbiamo qualche artista straniero, a parte i brasiliani abbiamo qualche artista straniero, abbiamo Gina Linkovic dalla Turchia, ad esempio. Dov'è Gina? Fatti vedere. Intanto una di quelle che ha venduto a Trezzo. Cioè, voglio dire, l'arte unisce proprio. Io adesso ho fatto un messaggio in televisione sul canale 63, che c'è questa musichetta, sul canale 63, dove invito tutti gli artisti a combattere contro il terrore, quindi non il terrorismo ma il terrore, perché chi unirà i popoli e farà finire le guerre, il terrore, il terrorismo, la mafia, tutte queste cose, è la cultura e l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale. Essendo un linguaggio universale, multiculturale, cosa di meglio che cercare di unire due popoli che hanno molto in comune, come gli italiani e i brasiliani, attraverso l'arte. Questo è il nostro compito, il nostro obiettivo. Quindi sono contento, non l'ho organizzata io questa mostra, però sono contento che sia stata organizzata. Complimenti a Eugenia, complimenti al maestro, complimenti al consolato che ha voluto dare una mano per organizzare questo. Dici qualcosa tu, poi mi riprendo ancora io. Noi sono onorata, né? Di stare qua con tutti i brasiliani bravi e gli italiani, fare questo interscambio, onorata di portare Osvaldo, che è un architetto bravissimo, famoso in Brasile. Adesso passo a parola. Nós estamos muito agradecidos pela qualidade da receptividade que tivemos. Uma cidade tão bonita quanto Milão, acho que é exemplo mundial, principalmente para o Brasil. Uma cidade que é um país que tem muito em desenvolvimento, muito o que aprender com vocês. E é interessante agradecer também ao espaço que foi cedido por Leonela. É graças a ela que estamos aqui, além de Eugênia, é claro. E aos artistas brasileiros que nos representam desde a sua participação popular, que nós temos artistas populares e artistas eruditos. Nós não fizemos distinções ao escolher os artistas. Assim, eu telefonei para mais de 50, só alguns realmente aceitaram, porque é uma proposta nova, tentando integrar arquitetura, design, artes plásticas, vários tipos de expressões que normalmente não se integram. A exemplo da Bauhaus, que foi feita na Alemanha, que hoje continua em Chicago, tão belíssimamente, com o Instituto de Tecnologia. Então, foi a primeira vez que dispomos, foi em Chicago, realmente. Foi a convite de uma cliente minha que trabalhava, que eu fiz um projeto para ela. Então, fomos para Chicago, expusemos essa ideia e, através de Eugênia, estamos aqui. Muito grato por tudo. E, realmente, não sei nem como dizer. Como dizer. Eu queria parlare brasiliano, perché credo che non ci sia sfuggito nulla, cioè di unire due popoli importanti che hanno delle tradizioni comuni. E devo dire anche, non ho scelto gli artisti che stasera sono qua, neanche Mattea, anche se la colpa è sempre di Mattea, neanche lei l'ha scelto, è stata una decisione di Eugenia, però devo dire sinceramente che se si sapesse che ha chiesto, quegli artisti avremmo portato esattamente questi, anche perché siamo a livello altissimo e quindi sono contento che i nostri amici brasiliani possano esporre con i maestri che espongono qui oggi, ai quali rivolgerei un applauso, ma che inviterei anche un attimino a farsi vedere. Maestro Patrizio Oca, il maestro Domenico Mancuso, TF. Ecco qua, come dire, qua chi manca? C'è anche qualcuno? Che sono fra i maestri espressionisti più importanti del nostro paese, quindi sono molto lieto di questo, però non l'abbiamo fatta noi, no, peccato. Diamo la parola a Mattea, che non sa anche lei cosa dire, non l'abbiamo fatta noi, cosa possiamo dire? Avremmo scelto gli stessi artisti, probabilmente.
perché se avessero detto no, porta i tre espressionisti, perché abbiamo tre espressionisti più Rai, potevi prenderci, cioè, assolutamente. Maestro, io lo sanno numero uno in assoluto, nel senso che fa mai parte della storia dell'arte del nostro paese, maestro Domenico Macuro, con le opere qualitativamente ormai a livelli altissimi, ormai è conosciuto e noto ormai in tutta Italia, perché ha avuto il suo modo particolare di dipingere, assolutamente riconoscibile. Però i nostri artisti sono talmente riconoscibili ormai che ovunque vai tu li vedi e li conosci, perché stanno conquistando il mondo con la loro arte, grazie a tutti a noi. Diamo la parola a Martina. La bellezza ha molteplici forme. Questa è la tematica della mostra ed è una tematica molto importante perché ci permette di capire una delle capacità primordiali dell'artista, ovvero quella di creare e organizzare uno spazio. E io è di questo che vi voglio parlare, non dell'opera d'arte in sé, ma del luogo dell'opera d'arte, lo spazio, quel luogo dove voi artisti siete i creatori, e all'interno di questo spazio voi inserite degli elementi, e questo è un aspetto molto fondamentale, perché attraverso l'inserimento di questi elementi, a prescindere dal linguaggio che voi utilizzate, attraverso questi elementi voi create, come dire, una sorta di curvatura, una curvatura che mette in relazione lo spazio reale con quello della tela. E uno dei sensi dell'arte è proprio la capacità che voi avete di creare questa curvatura, perché attraverso questa curvatura nasce la contemplazione estetica, e il luogo dell'arte diviene il luogo dell'anima, perché, come disse Kant, il cielo stellato che è sopra di noi regna all'interno di una legge morale che è dentro di noi. Per cui complimenti per questa capacità di creare appunto questa che io chiamo curvatura. Però non diamo la parola ad un saluto, almeno posso là. Sì, io posso là. Un saluto, almeno sì. Posso via. Voglio ringraziare. Voglio ringraziare la presenza e il sostegno del consolato del Brasile, che sono stato. È un grande onore che loro sono venuti e è l'inizio di tanti altri progetti che abbiamo insieme. In Brasile che non ci sono moltissimi italiani, in Brasile, pochi vivono, un po' vanno in vacanza, abbiamo anche tanti brasiliani in Italia, quanti ne avremo i brasiliani, tantissimi brasiliani in Italia, no? 50.000 più o meno nel nord Italia. Sono nel nord Italia? Sì, sono nel nord Italia. Decisamente. 25 milioni di italiani, in Italia 60 milioni di abitanti, poi sono più in Brasile che... Però è vero che approfondire di questo per andare in vacanza in Brasile, non sono mai stato. Però vado a memoria, quindi se qualcuno mi dice mi alza la mano, però intanto salutiamo già tutti gli stranieri, abbiamo un artista eritreo là, si capisce che eritreo dal colore della pelle, è un artista molto bravo, che io ho visto fare il per caso, perché ha visto la mostra, ma le sue opere sono ristorate qua di fronte, spot, guardate che anni 63 dove faccio queste presentazioni agli artisti. Volevo salutare e presentarmi il maestro Tosi, che rappresenta il nostro paese a storia dell'arte.
un po' di foto con pensate, pensate che Tosi ha anticipato tutte le correnti artistiche del dopo 60-70 del secolo scorso, le ha anticipate tutto quello che voi vedete l'aveva già fatto lui. Però il ragazzo modesto le faceva, le teneva lì. Però poi a un certo punto l'ho vista io e dico, guarda, questa l'hai appena fatta, l'ho fatta nel 50. Cioè, pensate che fatto, dico solo questo, ha fatto la, l'opera, ha disegnato un tratto, che allora era scandaloso, adesso non l'ha, ma l'ha fatto negli anni 60. Cioè, mi ha anticipato tutto quello che sarebbe poi accaduto, a parte la vera capacità della musica, sono volato veramente io, maestotosi. Poi che abbiamo ancora? Abbiamo Gina Inkovic, ve l'ho già detto, la strazista turco-italiana molto brava, poi vedo Fiorenza Orseoni, poi vedo Vittorio Reali, Zampedroni, La Senna, poi c'è Marcello Lograsso, si vede subito, Marcello Lograsso si vede, la Stella Pignatelli, poi che dimentico qualcuno qua, la Elena Guerrisi, poi abbiamo Vittoria Manca, Sandra Marzorati, abbiamo un gruppo di artisti, perché è bello anche questo, perché se gli artisti espongono, gli artisti vengono anche a vedere, è una sorta di gruppo artistico fondamentale per questo paese, perché l'arte salverà il mondo, la bellezza salverà la cultura e salverà tutto ciò che è utile per la crescita del popolo e per la crescita. Quindi grazie al Brasile, grazie a Eugenia Hartem che ha voluto organizzare questo, grazie a tutti che hanno deciso di partecipare a questa. Quindi complimenti.